questo è un incontro durante la lavorazione di Missione del Maratoneta, Dorando Petri, che è una fiction che col sistema di distribution si sta girando in questi giorni in Piemonte ed è un ulteriore tassello della collaborazione tra Film Commission Torino Piemonte e Casanova. Con Luca Barbareschi abbiamo un rapporto infatti che va avanti da parecchi anni, che ha già portato alla produzione di un bel po' di fiction, una delle quali, La ragazza dello Swing, tra l'altro non è ancora andata in onda ed è uno dei momenti di maggiore attesa per la fiction dell'anno prossimo. Quindi ci fa molto piacere essere qua come Film Commission e mi fa ancora più piacere dare subito la parola a Luca Barbareschi per introdurre il cast. Sono tutti nomi e volti noti che forse non hanno bisogno di presentazione, però Luca, lascio a Luca Barbareschi e gli onori di casa, rinnovandolo ancora una volta benvenuto a Torino in Piemonte. Grazie di essere qui con noi. Io sarò veloce perché voglio lasciare che siano attori e registi a raccontare un po' questa avventura. Ovviamente sta arrivando Laura Chiatti, che è in ritardo al treno, che arriverà brevissimo. Il cast è vicino, abbiamo il protagonista Dorando Petri, che è il grande maratoneta Locascio, con me, che non ha bisogno di presentazione. Poi avremo due antagoniste sullo schermo, Laura Chiatti e Daniela Roncione, che sono, diciamo, le fidanzate, le amanti, le mogli di questo piccolo maratoneta che corre. E poi abbiamo ovviamente Thomas Travacchi, che è un grandissimo attore, che farà il fratello di Locascio nel film, e ultimo ma non per ordine, Alessandro Haber, che è uno dei grandi attori italiani, che farà un ruolo molto bello nel film. E insomma, poi insomma, avremo una piccola presentazione e vi faremo vedere. Io parlo in generale del progetto e voglio innanzitutto ringraziare Steve, perché ogni anno, con questo che sia un peso trasformista, i vari delitti, cose, forse siamo a quota 15 film che abbiamo girato qui a Torino, per cui Zodiaco, tanta roba abbiamo fatto, per 4 film, sì, forse più di 15 film. E per cui è sempre piacevole tornare a girare qui, c'è una grande professionalità, una grande organizzazione, Torino è molto ospitale. Vorrei vicino a me, vicina Claudio Gaeta, che è il produttore esecutivo del film, che è stato vicino a me. Che conoscenza, che ci fa molto piacere ricordare. E che mi fa piacere ricordare, perché poi, sì, ovviamente Leonardo Pucci lo sto tenendo per ultimo, se lo caccio adesso mi sono dimenticato del regista, ma lo tengo per ultimo, perché poi darò a lui la parola, che è quello che porta avanti tutto il progetto. Claudio Gaeta, che è il nostro produttore esecutivo, e ovviamente Leone Pompucci, che è regista e che insieme agli sceneggiatori porta avanti questo progetto abbastanza ambizioso, difficile. Non verrà mai nominata la RAI, perché come sapete i giornali non firmano i contratti, per cui fino adesso lo sto finanziando io con le mie tasche, poi se un giorno lo finanzieranno sarà anche un film che venderò alla RAI. Per adesso la RAI non c'è perché non ci sono i contratti. Questa è la situazione in cui ci troviamo, quasi tutta la fiction italiana e quasi tutto il cinema italiano, che è un po' di braga di tela, come si dice. Però è un progetto, dicevo, ambizioso, perché dobbiamo ricostruire a Torino una parte di New York, una parte di Londra. La storia di Dorando Petri qualcuno la conosce, la storia di un grande maratoneta che ha ovviamente corso in città diverse. Io continuamente sono molto contento di mantenere una linea editoriale, che è quella della Casanova Multimedia, che ha puntato su prodotti sempre di qualità, più costosi a volte, ma di qualità. Tiro le scale, vedrete uscire, prima ancora lo smemorato di Collegno, sempre fatto qua, ancora prima abbiamo fatto i vari Nebbie delitti e Zodiaco, faremo, credo l'anno prossimo, l'Airworld e La vita di Balbo e Olimpiadi nascoste, con la sua storia. Sono sempre storie editorialmente che hanno un profilo molto alto. Adesso faremo Edda Ciano, il comunista, con Graziano Bianchi, che trovate qui in sala di trovarci sul set, parte del nostro gruppo di lavoro. Quindi, insomma, è una scommessa forte per mantenere alto un profilo italiano. Spesso si dice che la fiction non ha questa grande appeal, invece credo che questo film, grazie a Leonardo Pucci, che ha, perché è il regista poi che porta gli attori a voler lavorare, no? La produzione può trovare una bella storia, ma poi i registi devono seguire gli attori e convincerli in un'avventura
abbiamo una bellissima squadra. Se siamo pronti col filmato,